Rivolgiamoci al libro del profeta Ezechiele, capitolo 47, i primi 5 versi. Ed egli, cioè l'Eterno, mi rimenò all'ingresso della casa, ed ecco, delle acque uscivano di sotto la soglia della casa, dal lato d'oriente, perché la facciata della casa guardava oriente, e le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa a mezzogiorno dell'altare. Poi mi menò fuori per la via della porta settentrionale, mi fece fare il giro di fuori fino alla porta esterna che guarda oriente, ed ecco, le acque scendevano dal lato destro. Quando l'uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano una cordicella e misurò 1000 cubiti, mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano alle calcagna. Misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque, ed esse arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque, ed esse arrivavano fino ai fianchi. E ne misurò altri 1000, ed era un torrente che io non potevo attraversare, perché le acque erano ingrossate. Erano acque che bisognava attraversare a nuoto, un torrente che non si poteva guadare. Gloria a Dio, grazie. È un passo notissimo, e su questo passo ci sono state nel tempo tante interpretazioni. Qualcuno ha voluto vedere in queste diverse profondità bagnate da questo fiume il periodo dei patriarchi, il periodo della legge, il periodo del ministero di Gesù, il periodo del ministero della Chiesa. Ma a me sembra evidente, intanto si tratta di un torrente che sgorga dalla presenza di Dio. E questo è importante. Ed è importante perché quando cominciamo a parlare di acqua e di acqua viva, immediatamente ricolleghiamo il nostro pensiero alla donna di Samaria, la donna di Samaria che andava al pozzo di Giacobbe per riempire di un secchio d'acqua, nascosta da tutti perché era una donna di cattiva fama, ma lì incontrò Gesù, meraviglioso Signore che va sempre a ricercare le persone che sono disprezzate, allontanate da tutti. E questa donna, quando Gesù gli chiede da bere, dice: mi chiedi tu da bere? Tu che sei ebreo, tra noi io sono samaritana, non c'è assolutamente nessun rapporto. E Gesù gli disse: chiunque beve dell'acqua, quest'acqua, avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà già mai più in eterno sete. E la donna dice: ma tu sei più grande di Giacobbe che ha scavato questo pozzo? Eh sì, tanta gente si accontenta del pozzo della tradizione. Era samaritana, i samaritani avevano il Pentateuco, si erano fermati al Pentateuco, ai primi 5 libri della Bibbia. Ancora oggi ci sono gruppi di samaritani che hanno soltanto quella parte delle scritture. Ma per lei era religione, per lei era tradizione. E Gesù invece gli dice: no, tu non hai capito. Sei tu che mi chiederesti da bere, io ti darei dell'acqua viva, che non avrai mai più sete, anzi l'acqua che io ti darò diventerà in te, e io uso una frase mia, una sorgente zampillante vita eterna. Grazie. Perché l'acqua viva parla dello Spirito di Dio. Amen. E lo Spirito di Dio non è qualcosa che non si nota, è qualcosa che immediatamente appare. Grazie. E parla l'acqua della vita. Vi ricordate chiaramente quello che Gesù dice al capitolo 7: se alcuno ha sete venga a me e beva, perché come ha detto la scrittura,
fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E ispirato dallo Spirito Santo, l'Apostolo continua e dice: questo diceva dello Spirito che avrebbero ricevuto quando Gesù sarebbe stato glorificato. Ora Gesù è stato glorificato e ha sparso quello che voi vedete e udite. Ma quello che ha detto la Scrittura, che diceva la Scrittura? Fra i molti versi ce n'è uno molto bello, che è una promessa. In Isaia 58, al verso 11, tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. E voi che andate al campeggio di Tosicia sapete che nascosto fra la piccola foresta che c'è una sorgente. Una sorgente, non so se l'avete mai vista questa sorgente, se ci siete andati. E qualcuno mi diceva l'altro giorno: sorgente, l'acqua ce n'è così poca. E io ricordo però da bambino, io andavo lì quando avevo 6 anni, quindi conosco un po' quella zona, quella sorgente era una sorgente bellissima. Pensate che l'acqua era una sorgente di montagna che scaricava l'acqua fino davanti alla casa, la casa quella costruita, non il bungalow, quella là, e ce n'era in abbondanza. E quella sorgente serviva perché gli abitanti, i fratelli e le sorelle che abitavano lì e lavoravano quella terra, potevano utilizzare quell'acqua per cibo, per lavarsi, per tutto. Nel tempo quella sorgente ha perduto la sua forza, probabilmente bisognerebbe scavare di nuovo in profondità e avremmo ancora di nuovo abbastanza acqua. Ma tutte le sorgenti della terra presto o tardi svaniscono. Quando noi pensiamo, per esempio, pensiamo al deserto, voi pensate al deserto e dite: il deserto non c'è acqua. No, basterebbe andare a scavare in profondità, esistono dei fiumi sotterranei che nessuno vede. L'acqua viva. Ora qui Dio presenta a Ezechiele questo torrente, che io direi che è il fiume dello Spirito, che è il fiume della salvezza. E vogliamo fare alcune considerazioni. È il fiume certamente che ci spinge a pensare all'opera dello Spirito Santo nella vita dei credenti. La prima considerazione è questa. Prima di tutto, che le misure umane non corrispondono alle misure divine, o meglio, che le misure divine non corrispondono alle misure umane. 1000 cubiti, 500 metri. Ora, quando Dio, quell'uomo, prende il profeta e al verso 3 mi fece attraversare le acque, al verso 4 e mi fece attraversare le acque, e mi fece attraversare le acque, 3 volte, un guado. Ora, chi conosce i guadi sa che in questi fiumi c'è un guado, cioè il fondo è così superficiale che la gente può passarci. Ma questo è un guado particolare, è un guado che è più profondo, è un guado particolare perché è un guado che progressivamente diventa più profondo. Benedetto Signore, le misure che Dio ha per noi sono qualcosa di progressivo. È stato bello il principio, vero? Ma ancora più bella sarà la fine, perché camminando col Signore noi conosciamo più Lui, e conoscendo il Signore continueremo a conoscerlo ancora. Ora, tutti noi siamo incoraggiati dalla bellezza e siamo stupiti dalla gioia che il Signore ci dà al momento della salvezza. Lentamente però questo stupore passa e pensiamo che è una cosa normale, ma non dovrebbe mai essere una cosa normale, perché le nostre esperienze col Signore debbono essere esperienze progressive. Ora, è interessante scoprire un'altra cosa. 500 metri, tu cammini 500 metri,
e per i primi 500 metri l'acqua ce l'hai alle calcagne. Cammini altri 500 metri e l'acqua ti arriva alle ginocchia. Cammini altri 500 metri e l'acqua arriva ai fianchi. Cammini altri 500 metri ed è tanto profondo che devi guardarlo nuotando. Bello, no? È interessante perché la vita nello Spirito Santo, la vita cristiana, è una vita che si modifica. Quando tu entri, l'acqua ti copre solo le calcagna, tutto il corpo ancora si vede, sei ancora tu. Però dopo i primi 500 metri, se fai i secondi 500 metri, cominci a scoprire che l'acqua ti arriva alle ginocchia e una parte di te non si vede più, è coperta dall'acqua. Altri 500 metri e un'altra parte di te è coperta fino ai fianchi. Altri 500 metri non ti vedi proprio. Sei perduto e coperto dall'onde meravigliose del fiume santo di Dio. Grazie. La seconda considerazione è che le acque divine ci bagnano nella misura che noi siamo disposti a camminare e allontanarci dalla riva. È importante, eh? Nella misura che noi ci allontaniamo dalla riva, tanto più le acque divine riescono a bagnare la nostra vita. Vicino alla riva l'acqua è bassa, Dio sia lodato, perché scopriamo qualcosa, ma quel qualcosa che scopriamo è solo iniziale. Se noi continuiamo ad allontanarci dalla riva, scopriremo sempre profondità su profondità e scopriremo fino a un certo punto che lo Spirito di Dio può controllarci totalmente. Vogliamo essere guidati dallo Spirito Santo? Ma siamo arrivati ad essere guidati totalmente dallo Spirito di Dio fino al punto che noi abbiamo la pienezza dello Spirito? Non mi sto riferendo al battesimo dello Spirito Santo, che Dio sia lodato, è un'esperienza meravigliosa, ma quell'esperienza meravigliosa non può finire in se stessa, ma e non è la conclusione, ma è solo il principio di esperienze più profonde fino a che noi siamo totalmente guidati dallo Spirito. Sapete, la nostra vita con Dio è una vita così alterna. Noi ci convertiamo e cominciamo a frequentare la nostra adunanza. Cominciamo a leggere la nostra Bibbia, cominciamo a pregare, cominciamo ad avere comunione con la fratellanza, però non è qualcosa di continuo, perché poi ci ritroviamo nel mondo. E molto spesso le circostanze della vita vengono ad interrompere, c'è un intermezzo fra la nostra vita spirituale e la vita del mondo. La cosa più triste è questa: come mai veniamo al culto, siamo grandemente benedetti, il Signore ci consola, l'opera sua si manifesta, Dio risponde alle nostre preghiere e dopo due giorni ci rincontriamo qui, siamo freddi come statue di sale? Che è successo? Succede soltanto che non c'è continuità nell'esperienza. Ma qui il fiume della salvezza viene a parlarci, la potenza dello Spirito Santo è qualcosa di progressivo e continuo. Comincia a camminare, è bella quella frase, mi fece attraversare le acque, e mi fece attraversare le acque, e mi fece attraversare le acque, fino a che non si potevano più attraversare, dovetti attraversare al nuoto perché le acque mi avevano inondato e io non avevo più assolutamente nessuna forza di difendermi, le acque mi trascinavano.
C'è un verso della Bibbia che parla dell'ispirazione della scrittura e che dice che i santi uomini di Dio hanno parlato perché sospinti dallo Spirito Santo. E quella parola sospinti è bellissimo, perché è un verbo che nell'originale è usato soltanto per i battelli e per le barche che sul fiume la corrente trascina e porta con sé. Signore, aiutaci a poter essere guidati in questo modo, cioè che lo Spirito tuo possa veramente trasportarci, possa veramente prenderci come una corrente che ci trasporta verso Dio, verso la sua gloria, verso le cose preziose. La terza considerazione è che esistono diverse profondità. Che rappresenta? Mi feci attraversare le acque ed esse mi arrivavano alle calcagna. È il primo passo, il passo della fede. Quando noi entriamo nella grazia di Dio, la prima cosa che abbiamo imparato è che non siamo più le stesse persone. Non siamo più le stesse persone. Camminiamo in novità di vita. E il Signore, la prima cosa che ci insegna, riesce a governare le nostre calcagna, i nostri piedi, perché camminiamo sul sentiero della santità. Non c'è conversione biblica se non c'è la santità. Non c'è conversione biblica se non c'è questo desiderio di voler camminare sul sentiero di Dio e scoprire che il cammino di Dio, il sentiero divino, è un sentiero di santità. Grazie. Appartati dal male e dal mondo. Camminare. Ed è bello perché i cristiani non possono star fermi. Mi fece attraversare e là mi giungeva alle calcagna. E questa è l'esperienza che noi facciamo, che riguarda il nostro cammino. Vi ricordate quando il Signore ci ha salvato? E qualcuno dice, sì, ma eravate troppo fanatici. Può darsi. Ma ritorni quel fanatismo. Ritorni, perché era un cammino di santità. Nel tempo poi abbiamo cominciato a dire, ma questo è niente, quest'altro è niente, quest'altro è niente. Siamo appena convertiti nell'euforia della gioia, della grazia di Dio, nell'entrare in questo guado meraviglioso delle acque di Dio che ci arrivano e ci guidano, abbiamo voluto camminare in santità. E Dio ci aiuti a camminare in santità. Ma qualcuno poi si ferma lì. Avete imparato che lo Spirito Santo influenza il nostro cammino, il nostro carattere, la nostra via? È una cosa bella, c'è qualcosa di più. E mi fece attraversare le acque, e le acque arrivarono alle ginocchia. È importante. Tu puoi aver ricevuto tutta la grazia di Dio che vuoi, puoi aver ricevuto il più grande miracolo della salvezza e avere nel cuore il desiderio di camminare col Signore, ma se non impari il segreto delle ginocchia, il segreto dell'adorazione, il segreto della preghiera, Dio risponde. Ma dobbiamo imparare questo segreto. La cosa più importante della nostra vita, dopo che abbiamo imparato che la via di Dio è una via santa, per mantenere la santità occorre che l'acqua ci arrivi alle ginocchia. Quando tu hai adorato il Signore, la presenza del Signore deve rimanere in te. Lascia che l'acqua ti arrivi alle ginocchia.
e permetti che lo Spirito Santo possa aiutarti a pregare. Pregate per lo Spirito Santo. Arrivare a questa preghiera che non è una preghiera di parole, ma è una preghiera di sentimenti, è una preghiera quando lo Spirito Santo interviene e ci spinge a rivolgerci a Dio per pregare secondo i bisogni dei santi. Signore, aiutaci. Ma il profeta è arrivato un bel pezzo avanti, perché questo fiume è molto largo. 500 metri e 500 metri fanno un chilometro. Però è ancora l'altra sponda, è lontana. E quindi mi fece attraversare le acque altri 500 metri. E le acque mi giungevano ai fianchi. Se è vero che è importante il primo passo, che è quello di scoprire che il cammino di Dio è un cammino di santità, se è vero che è importante scoprire il secondo passo, che è quello della preghiera, senza la quale noi non potremo mantenere mai la santità, è altresì vero che l'acqua ci deve arrivare ai fianchi. Siano i vostri fianchi scinti. Fianchi cinti della verità. La parola di Dio deve essere la nostra forza. Senza la parola di Dio non andremo avanti. Questa preziosa parola è il nostro cibo, la nostra guida, la nostra forza, il nostro sostegno. È tutto per noi. Leggerla, meditarla. Io sono contento di tutti i bei libri di meditazione, tanto contento. Ma non c'è assolutamente nessun libro come questo libro. Amen. Come Dio può parlarci direttamente per la sua parola. Come lo Spirito Santo può illuminarci. Come questa parola diventa viva, reale. Come questa parola riesce a raggiungere la profondità del nostro essere. Grazie. E noi possiamo unicamente avere forza per mezzo della parola di Dio. Fratello, sì, ma lo Spirito Santo, dicono alcuni. Ma perché lo Spirito Santo è in contrasto con la parola? La parola e lo Spirito sono uniti. Gloria a Dio. Se tu sei guidato dallo Spirito Santo, scoprirai le ricchezze della parola di Dio. Se tu sarai ripieno dello Spirito Santo, amerai sempre di più la parola di Dio. E questa parola è come una verità che ti stringe i fianchi e ti aiuta a camminare. Vi ricordate Elia? Vi ricordate Elia? Sì. Leggete la storia di Elia. È bella perché è una storia umana. Elia era un uomo sottoposto alle medesime passioni come noi. E io quando leggo quel passo mi incoraggio tanto, non lo so voi. Elia a un certo punto arrivò, forse non ci siamo mai arrivati noi, ma lui ci arrivò. Non lo so se diceva proprio quello che credeva, ma in ogni modo voleva che il Signore lo compiangesse. E Dio non compiange nessuno. Signore, fammi morire, io voglio morire. Ma come vuoi morire, Elia? Se volevi morire, rimanevi lì e ti avrebbe preso la moglie da capo e ti avrebbe ammazzato. Perché sei scappato? Vuol dire che morire non vuoi. Signore, io non me la faccio più, fammi morire. Non dite mai Signore fammi morire, ma dite sempre Signore fammi vivere. E si addormentò. E il Signore, meraviglioso Signore, non cercò di convincerlo, perché ci sono dei momenti quando noi siamo così abbattuti che Dio può dirci tutto e non lo comprendiamo. Ma si addormentò e il suo sonno era un sonno di tristezza.
Hai mai dormito un sonno di tristezza? Ti è mai capitato di avere un grosso dolore? E poi a un certo punto perdi le forze e ti addormenti. Ma non è un bel sonno, il sonno della tristezza. Somiglia un po' al sonno dei discepoli nel Getsemani, eh? Ma fu scosso e fu svegliato e Dio provvide per lui del pane e dell'acqua. Mangiò, beve e si addormentò. Di nuovo fu svegliato e di nuovo ebbe pane ed acqua. E poi dice, per la forza di quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti finché arrivò ad Horeb, monte di Dio. Gloria a te, Signore. Perché la parola di Dio dà forza. Perché la parola di Dio è potenza in sé. La parola di Dio produce vita. Ma dice qui, e misurò altri 1000 metri. E questa volta non mi fa attraversare perché non ci riesco ad attraversare. E ho scoperto che le acque erano tanto ingrossate che bisognava attraversare a nuoto. Un torrente che non si poteva guadare. Il guado è finito. Lì trova che quelle acque lo avvolgono, scompare fra le acque e quelle acque lo avvolgono al punto che egli è totalmente controllato dall'acqua di quel fiume. Signore, aiutaci. Prima la scoperta del cammino di santità, poi la scoperta della preghiera, poi la scoperta della forza che ci dà la parola di Dio e infine la scoperta dello Spirito Santo che può controllare appieno e totalmente la nostra vita. Io mi domando, domando a me stesso, e credo che ciascuno di voi lo domandi con me, Signore, sto guardando quel fiume, sto ai primi 500 metri, ai secondi 500 metri, ai terzi 500 metri, o sono arrivato al punto che tu per lo spirito tuo puoi avvolgermi e guidarmi? Perché soltanto dopo questo, hai visto? Mi ricondusse in riva, sulla riva del torrente. E lì egli nota qualche altra cosa. Nota quello che non aveva visto prima. Nota poi alla fine che questo torrente santo dove raggiunge produce vita. La vita è conseguenza dell'opera di Dio se trova uomini e donne consacrati a Lui. A che punto siamo stasera? Vogliamo dire, Signore, facci attraversare anche noi le acque e portaci al punto quando veramente quest'acqua benedetta di Dio può controllare appieno la nostra vita, lo Spirito Santo può controllarci appieno. Qualcuno dirà, ma siamo tanto lontani. Sì, ma siamo disposti a lasciarci nelle mani di Dio perché possiamo continuare ad attraversare i primi 500 metri, i secondi 500 metri, i terzi 500 metri, per poi arrivare al punto che Dio può controllare appieno la nostra vita per lo Spirito Suo, quando avremo scoperto appieno la santità del nostro cammino, appieno l'importanza e la virtù della preghiera, appieno l'importanza e la virtù della parola, che
che ci cinge i fianchi e ci manda avanti, allora scopriremo la potenza dello Spirito Santo. O Signore, dacci questo santo equilibrio e soprattutto aiutaci a lasciarci guidare da Te, fino al punto che noi scompariamo e soltanto Lui e la Sua grazia possono appieno operare in ciascuno di noi. Al Signore sia la gloria.